Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio del Let's Play di Advance Wars Dark Conflict. Oggi ci apprestiamo a iniziare un nuovo arco narrativo dopo che nell'ultimo episodio abbiamo posto fine alla vita di Sigismund. Tecnicamente è stata Lin, ma noi stavamo giocando nei panni di Lin, quindi... Beh, direi che abbiamo una discreta colpa, ma... Beh... Chi ci teneva a lui, quindi forse abbiamo fatto anche un piacere, soprattutto abbiamo evitato tipo un disastro nucleare 2.0 di quelli di stile guerra fredda se fosse diventata calda. E beh, rimane solo una minaccia: il virus e il suo creatore, la Floride batterica e Stolos. E con questo iniziamo la fase 22. Ecco Otus Scops. È una nuova host che droppa veramente male. Spettacolare. Ok, subito un... Subito così, attenzione, tutti e due. Il terzo ci fa, non mi ricordavo se fosse... forse... Si vide velocemente nell'episodio del Giga Tank che diceva quello del tipo la guerra non ha senso. Vabbè, c'è stata la resa dei conti. Chi ha vinto? Ha vinto chi era meno potente, ma più strategico. Un inaspettato risultato, devo dire. Ora vado a raccogliere materiale di ricerca. Io allora posso andare a giocare un po'? Certamente, anche voi potete andare a divertirvi ora. Cyrus, Larissa, Lily, i miei tre bambini. Papà vi regalerà dei giocattoli con cui potrete fare ciò che volete. Grazie papà, possiamo anche romperli? Sì, ma non subito. Che tipi di giochi? L'ultima volta che Stolos ha dato un regalo a Lily, ci siamo ritrovati a combattere contro un Gigatank. E l'ultima volta che ha dato un giocattolo, o quantomeno quello che credo ritenga essere un giocattolo, Larissa, la ragazza a destra... Meno male c'era Zadia che tipo tirava delle legnate devastanti con i suoi bombardieri. Vabbè. Giocateci con calma, piano piano, e divertitevi tanto. Va bene. E ora andiamo. Sta per cominciare un fantastico esperimento. Ok. Un mezzo non identificato si avvicina. Di cosa diamine si tratta? La guerra doveva essere finita. Sembrerebbe un bomber, ma è enorme. E vabbè, basta costruire un paio di caccia. Tre. Datemi un aeroporto e una decina di giorni avrei riuscito a tirare su un quantitativo decente di bombardieri di caccia. Vanno giù tutti. Oppure una batteria di lanciamissili che one shotano tutti i uniteri. Il raid nemico sta per abbattersi su di noi. La loro flotta è due volte più grande della nostra. Eccoli che arrivano. Ok. Non riesco a capire di che razza di arma si tratti. Può trasportare un numero esiguo di tubi militari, dipende dal sistema usato. Insomma, una sorta di condottiero solitario che guida il resto della ciurma. Sei tu. Ehi là. Ho preso nota delle vostre battaglie. Davvero strazianti, anche voi avete subito molte perdite. E oggi sono qui per vedere come vi comporterete con me in guerra. Ma solo che vorrei prima fare due chiacchiere con te. Ti va? Di cosa dovremmo parlare? Su, non fare il timido, scommetto che anche tu hai qualcosa da dirmi. Io verrò da solo, perciò sei pregato di fare lo stesso. Se non rispetti le condizioni, sferreremo un attacco istantaneo. Non ho detto niente di armi, quindi beh. Perfetto, Ed. Prenditi un paio di fucili. Scusatemi, sto sistemando. Aiuto. Ce l'ho quasi fatta. Stiamo incontrando difficoltà tecniche. Ok. Cosa vorrà da noi? Non mi sembra uno che vuole negoziare.
Stolos è un uomo fuori dalla norma. Non sarà facile tenergli testa. Lin, ho intenzione di andare a parlargli. Non credo sia una buona idea, ma se temporeggio avremo tempo per preparare l'offensiva. Effettivamente hai ragione, dobbiamo riorganizzare le truppe. Tuttavia non ci sono solo le condizioni adeguate, non ci sono le condizioni adeguate per negoziare con lui. Lo so, ma non possiamo farci nulla per ora. Nulla. Per ora prendiamo tempo e rimettiamo sull'esercito. Sai che se ti prendesse in ostaggio io non potrei aiutarti? Vuoi andare lo stesso? So che corro questo rischio, ma sento che voglio andare, che devo andare. Eila, sono felice di trovarti in forma. Cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Non avere quell'aria sfrontata. Non sono qui né per litigare né con una bandiera bianca. Ho un piacere da chiedervi. Un piacere? Non mi piacciono le cose che fai, quindi non credo che sia un piacere piacevole. Un piacere? Vi lascereste monitorare un... no? Cioè, che cosa intendi? Vorrei installare i sensori addosso a voi? Cosa? Così, quando inizierà la guerra, potrei controllare la produzione di enzimi e... che tipo di combattimenti avvengono nel vostro... di cambiamenti avvengono nel vostro corpo. Cosa? Che diamine stai dicendo? Ci sono delle informazioni di cui ho assolutamente bisogno. Per questo sferrerò un attacco contro di voi. Ah, ok, così. Perché voglio proprio vedere come reagirete. E allora, che mi dici? Lin, era un 1 e 1. Te che ci fai? Lin, perché sei qui? Non sei l'unico che te lo chiede. Avevamo stabilito che saresti venuto da solo. Ho ragionato come Ed, bello, ho ragionato come Stolos, non bello. E allora, c'è qualche problema? Ed, non ascoltare quello che ti dice quest'uomo. Le sue sono solo menzogne. Menzogne? Io sono un ricercatore e voglio sapere come vivono gli esseri umani e come muoiono. Sparati, no. Muoiono di morte. Ma se non avete voglia di contribuire alla ricerca e al progresso, beh, finiamola qua. Aspetta, credi potertene andare così? Io non sono ingenuo come Ed. Sai che non andrai via di qui vivo. Lo so, è per questo che mi sono preoccupato di fare un'assicurazione sulla vita. Larissa? Sì, papà? Ah, c'era anche lei. Beh, alla fine non ero un 1v1, quindi... forse non sarebbe andato bene nemmeno se avessi portato fuori una pistola, quindi... ma forse è stato bene così. E chi è ora questa ragazzina? Lei è Larissa, è uno dei miei innumerevoli figli. Non erano tre tipo? Ha un potenziale bellico superiore a voi due messi insieme. Se non ci credete, sfidatela pure. Ebbene, e ora che mi ridate ciò che è mio? Voglio quella ragazza che chiamate Catleia. No. Catleia? E perché? Sì o no? Voglio una risposta. No. Ridatemi la ragazza e voi starete in salvo. In salvo? Non fare la finta tonta, hai capito bene. Sai quella malattia che hai contratto, bella donzella? Ecco, io ho il vaccino per curarla. Sacrificate una ragazza e salvate tutti coloro che sono malati come te. Un ottimo affare, no? No. Non ci lasciamo nessuno alle spalle. Ma davvero? Fai lo sbruffone? Ti pentirai di non avere un cervello che pensa. Ci vediamo sul campo di battaglia, allora. Ok, dunque siamo pronti al combattimento. Vedo che comunque sì, anche noi abbiamo una decente forza d'attacco. Truppe, pronte al combattimento. Non conosciamo il potenziale bellico nemico. Massima concentrazione. Autoscopes, pronti al fuoco. No, oh, porca... ho l'impressione che se io andassi lì non andrebbe bene per me. Detto questo, il bomber nemico ha cominciato ad attaccare. Ha incendiato qualsiasi cosa intorno al punto d'impatto. Presto, allontanatevi dal punto d'impatto allora. E combattiamo nei panni di Lin? Ok, beh... vediamo un pochino. Ok, ho tanti bombardieri da parte loro, lanciamissili, una bella base difesa alla grande.
Forse attaccabile solo con un aereo con dei bomber dal lato, presumo. Un aeroporto inservibile. Decisamente inservibile. Una zona centrale che non considererei minimamente. Nah, si può fare. Ok, quella città la voglio conquistare. Voglio conquistare questo aeroporto, quella città. Ok, boom. Giga tank. Voglio qui. Giga tank numero 2. In movimento. Meccanizzati. Elicottero, avremo bisogno di te. Caccia, rimanete in zona. Non siete per attaccare, siete per difenderci alle truppe aeree. Non voglio costruire nulla al momento. Poi vediamo nel secondo momento. Antiaeree, pronte in zona. Idem, non credo di voler tirar giù quel meteorite. Voglio conquistare questa città. E beh, costruire con 8000 posso costruire un mini tank, quindi no, grazie. Fine operazione. Cominciamo. Ok, direi che quel mini tank ci fornirà un discreto test di quanto danno fa quel bombardiere. Ok, 5, non ha preso. Ok, sappiamo dove colpisce, sappiamo fin dove arriva, quindi. Perché se ha preso questo mini tank, ma non questo bombardiere, sappiamo che arriva fin qui. Che significa che colpendo qui fa 1, 2, 3 di raggio. Ok, che significa che arriva fino a qui. Quella città è conquistabile. Lino a bordo. E dovrebbe essere un discreto vantaggio per noi. Qui caccia, che cosa vogliono fare? Poco. Questo bombardiere è un po' problematico, però io faccio così. Te bombardiere arrivi sin lì, te bombardiere arrivi sin lì. Ok, antiaeree che si muovono un pochino, te fin dove puoi arrivare a colpire. Di nuovo qui, sei in grado di colpire. Ok, perfetto. I caccia, questo caccia eventualmente si sposta in qua. E questo bombardiere non rappresenta un problema. Conquistiamo questa città. Conquistiamo poco. Caccia avanza di una casella. Se ti muovi qui, gigatank avanti. Sto pensando a cosa, un lanciamissili, mi servirebbe un lanciamissili o comunque c'è un qualche modo per eliminare questi due caccia. Con due caccia, con tre caccia potrebbe non essere male. Ok, fine operazione. Ok, bello quel giga tank lì che sta per morire. Questo ha un problemino. Ok, i meccanizzati si difendono bene ma non abbastanza. Ok, città non conquistata. Poi un HP, è il momento di ritirare. Oh, non ho capito quella mossa. Scusa, non ho capito quello che è successo. È arrivata la bomba qui a 1, 2, 3,
Oh, questa città non si conquista. Benissimo, con questa nuova conoscenza direi si può anche iniziare a rompere le scatole a te che ti ritiri, te che vai in avanti, tiri giù o così sia. Fai parecchio male a quel bombardiere. 2 HP, perfetto. No, fermo, se sei quello che... Ok, siamo 65% e poi questo... Ok, perfetto. La mia tattica da 10.000 Q. 65% al caccia. Col caccia, non al caccia. Ho la vaga impressione che non potremo spammare caccia per andare a distruggere il bombardiere nemico. Tuscops, presumo si chiama. 70%, il che significa che questo bombardiere è bello e morto, ma malissimo. Poi, abortire missione. Uno degli ingaggi più favorevoli che abbiamo mai visto in questo gioco. 68%, molto favorevole, dicono. Ah, vabbè, anche nella foresta. E non abbiamo preso praticamente nessun danno in cambio di un macello. Ok, 65%. Qui ci hanno caccia, ce n'hanno 2. Ci servirebbe un'artiglieria in zona. Sì, un'artiglieria. Un lanciamissili o un'antiaerea. Antiaerea, antiaerea, molto più versatile, mi piace un po' di più in questo caso. Attacco 65%. E colpo a segno e un altro giro. 65% parte 2. Credo che comunque sia lì, non la utilizzerò per la sua abilità speciale, ma solo per il danno aggiunto che fa. Te ti metto qui, te ti faccio avanzare sin qui, presumo. Ok, te avanza verso nord, sud e passiamo il turno. E mi sa che ci stiamo avvicinando alla fine, anche perché i livelli diventano più difficili, più lunghi. E probabilmente inizieremo a avere molto spesso i video quelli da... Ok, 2 HP, ci attacca un caccia con un caccia. Sì, devo vedere che ucciò è lei, però mi sembra non fosse buonissimo. Mi ha tirato giù un caccia. Voglio chiamare il caccia quello. Ok, vabbè, è morto quel bombardiere. Ma è morto easy. Ok, fa 5 PS quella, il loro bombardiere. Quindi 55%. Ciao. Poi non te lo fare scappare. Non aveva letteralmente un HP. Caccia. Il caccia qui può andare qui. Sì. Abbiamo due possibilità. Sì, allora, sì. Tutti poi, ok, fermi tutti. Cerchiamo di tirare giù questo bombardiere qui. E per farlo si ritira questo bombardiere, questo caccia qui. Sì, non sono bombardieri, sono caccia. 55%. Boom. Ok, te fa un altro giro di quello lì. Caccia. Perché? Perché no? Te non ci prendi nemmeno di striscio. 2005 significherebbe un mini, sì, un meccanizzato. Non mi sembra il caso di farlo. Ok,
Sai, beh, direi fine operazione per il momento. E, ok, ha montato l'ufficiale comandante. Aio. Non è un problema, quell'artiglieria ora si becca una legnata, quello leggendario. Ok, anche se sei morto, malissimo. È il momento di fare un'autobase per riparare le proprie unità. Con un aeroporto, guarda lì che strage, boom! Quelle loro unità non sono più un grosso problema, sì, hanno un tank a 2 HP, perché se unisce questi due però... Ma proprio... I don't care. C'è qualcosa di problematico in zona? Questo che non ci arriva, quindi info ufficiale comandante. Area C3 unità, nessuna. Effetto nessuno. Il tempo non influenza le unità. Enigma, cambia le condizioni. Ok, allora è un CO interessante. Allora, non ha nessun boost, quindi sostanzialmente qualsiasi unità si trova in zona non riceverà niente se non un piccolo boost dall'area dell'ufficiale comandante. Non ci sono condizioni climatiche particolari, tipo presumo la neve, se ci fosse sarebbe un po' una rottura di scatole. Tanto devo vedere eventualmente se spiegano in manuale come sono queste condizioni, perché mi sembra avesse spiegato solo com'era la neve. Poi che altro c'è da dire? Il tempo non influenza le unità, quindi beh, l'unico problema è che ha sostanzialmente portato un gigatank a livello massimo, ma noi non abbiamo grossi problemi perché anche noi abbiamo un gigatank a livello massimo, che però non è solo 20-20 ma è 40-40, perché ci abbiamo anche il bonus di Lin, quindi beh, non sembra male come cosa. Cioè, vediamo se è manuale. Pioggia. Dobbiamo avere la visibilità diminuisce. Visibilità nemico 1, visibilità base città 0. Ok. Nevando neve è molto facile da spostarsi. Tempesta e sabbia. Molto difficile. Attacco meno 30%. Questo è un problema. Attacco meno 30% è un po' un problema. Ok. Capisco. Va bene, beh. Iniziamo un pochino però con le cose per bene. Ciao. Easy kill, get wrecked. Tutte posizioni qui, te ti ritiri. Te ti ritiri pure. ...91%. Ah, che bello. Lin si fa sentire in zona. Nuovo caccia, ma credo che al momento io non utilizzerò tanto i caccia quanto... Si sta avvicinando qualcuno? No. Benissimo. Artigliere la vita indietro. Direi che comunque sia forse il meglio aspettare per poter costruire bomber. Per il momento almeno. Te sì, hai un HP però sostanzialmente non ne hai nemmeno uno. Quindi potrei fare così, ma non credo che lo farò, anzi. Ti ignorerò bellamente. Forse faccio un paio di autobasi, giusto per avere una sorta di rifornimento in zona. Costruirò tipo un aeroporto temporaneo, tipo qui. Intanto fanteria con un HP non muore.
Perché lo dico io, non è il momento di morire, amico. Qui sì, non c'è niente di pericoloso, quindi fine operazione. Ok, sta cercando di conquistarmi l'aeroporto, non voglio che me lo conquisti. Perché io con questo aeroporto, anche se non lo posso usare perché abbiamo Mr. One Shot Get Wrecked qui che ci rompe le scatole. Però direi che questa fanteria qui, e poi insomma, volendo posso tipo fare il heal, completarlo così. Allora, edifichiamo questo aeroporto. Ok, benvenuti a bordo di questo aereo, di questo trasporto. Mettetemi in fila una alla volta. Non dovevo tapparmi il mio. Lì vuole avere il primo attacco lui. Ah sì, viene a prendertelo. Allora, dunque, qui non posso conquistare, però tipo io qui accanto posso metterci. E beh, ma intanto un lanciarazzi a tenermi dietro, anche solo per pararmi un pochino. Per potermi difendere potrebbe non essere male. Qui abbiamo tutto a posto, che è fine operazione. Ok, quell'aeroporto lì, wow, di sicuro te lo lascio. Bello. Allora, una cosa carina che noto è che il lanciarazzi si muove, come si vede qui, come un gomma 1. Che i gomma 1 in genere sono molto sfavorevoli, addirittura sulle pianure sono gli unici che hanno dei vantaggi. Ora, qui sotto c'è una pianura, ma se io costruisco un aeroporto beta, il movimento diventa 1, sostanzialmente ho costruito una strada. Che significa guadagno movimento? È una cosa stupida, ma diamine se è bella. Non posso studiare bombardieri, perfetto. Allora, cosa si può dire? Qui ci sono anche troppi di questi per i miei gusti. Questi gigatenti. Tuttavia, beh, rip. Not really. Non ti avvicini con niente. Ah giusto, te se si può averlo di sicuro. Certo, potrei finirlo, ma non ne vedo il motivo. Potrei andare avanti tipo all'attacco con questo elicottero, con il rischio però che niente, proprio 7% intanto. Giusto per indebolirlo, rompergli le scatole e finita l'operazione. Insomma, stiamo per arrivare alla mezz'ora, quindi finisco di vedere cosa fa Lily in questo turno e poi direi di chiudere l'episodio. Ok, guardiamo. Oddio, sto sottovalutando i gigatank comunque. 5 HP non è poco. Bello, un mini tank che buttavo proprio così allo sbaraglio sotto il fuoco. Ok campione, l'importante è crederci.
Tu ci arrivi? Sì che ci arrivi. Ok. What about no? Te ti sposti di qui, vai a fare un minimo di qua, di là, dove ti pare. Te rifornisci 1.800, quindi niente. Di particolare, conquista. Te rimani fermo lì, te al massimo avanti di una casella. Perfetto, interazione, finiamo di vedere questo movimento che fa e poi chiudiamo effettivamente l'episodio. Via. Ah, oh, giusto. Mi sono scordato del battle copter. RIP. Ok, guardiamo, bomba, niente da fare. Neanche questa volta ci hai mancato. E con questa decente notizia, presumo, chiudo l'episodio. Ciao a tutti.